Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti anche questo venerdì nello studio di TV7 Match. Buonasera Ermanno. Buonasera, Allora, stasera avremo prego. una serata abbastanza densa e quindi sarà bene che partiamo subito col primo argomento della ricorrenza. Certo, noi come sempre abbiamo in apertura di trasmissione le nostre ricorrenze storiche. Questa sera abbiamo una ricorrenza particolare, Ermanno, perché è una ricorrenza che è legata anche un po' alla storia della nostra televisione. Sì. Coinvolge la nostra televisione, cioè ha coinvolto la Involto. nostra televisione in maniera particolare e il merito è di una nostra persona che ha contribuito alla crescita, alla nascita di questa televisione che appunto adesso Certo, presentiamo. adesso presenteremo. Allora, buonasera alla professoressa Maria Rosa Isnenghi. Buonasera, grazie di Buonasera a essere qua, voi. amministratrice di TV7, grazie di essere qua nei nostri studi. Con lei questa sera ricorderemo la ricorrenza dedicata a Ingrid Betancourt, una politica colombiana rapita nel 2002, 2002. il 23 febbraio, Sì, giusto? giusto, nel 23 febbraio 2002, e infatti per questo che questa settimana abbiamo ricordato questo 23 febbraio. Certo, lasciamo questo spazio appunto per ricordare un avvenimento che, come si diceva, ha segnato un pochino la storia della nostra televisione. Rapita dalle forze armate rivoluzionarie, resterà nelle mani appunto di queste forze rivoluzionarie per molti anni. Allora, abbiamo preparato un breve video nel quale, come dire, presentiamo anche ai telespettatori la figura di Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt è nata a Bogotà, in Colombia, nel 1961, figlia di Gabriel Betancourt, ministro dell'educazione del governo colombiano e ambasciatore a Parigi, e di Yolanda Pulesio, attivista per l'infanzia abbandonata, cresce tra Francia e Colombia, ma soprattutto a Parigi, dove il padre ricopre incarichi diplomatici di grande rilievo. Nel 1994 viene eletta alla Camera dei Deputati dopo una campagna di provocazione durante la quale distribuisce preservativi. La corruzione è l'AIDS della Colombia, dice Ingrid, denunciando l'enorme traffico d'armi, lo sfruttamento ambientale selvaggio delle multinazionali e la mancata riforma agraria che porta i campesinos colombiani a consegnarsi nelle mani dei guerriglieri per non morire di fame. Nel 1998 viene eletta anche al Senato e fonda un partito, Ossigeno Verde. Ingrid si trova così ad affrontare personaggi corrotti nel tentativo di smascherare i complotti politici. Andreas Pastrana intanto aveva chiesto e ottenuto il suo appoggio nella corsa alle elezioni presidenziali, consapevole del fatto che Ingrid avrebbe portato con sé l'entusiasmo popolare che l'aveva condotta, donna sola e senza appoggi potenti, alle elezioni in Parlamento prima e poi al Senato. Ingrid, in cambio, gli aveva strappato a titolo di garanzia un programma in cui si impegnava, entro i primi 100 giorni da presidente, ad avviare 10 riforme chiave per il paese. Ma Pastrana, una volta eletto, non mantiene gli impegni. Questa ennesima slealtà verso il paese spinge Ingrid a denunciarlo pubblicamente, insieme ad altri uomini politici e ministri corrotti. Nel 2002 punta direttamente alla carica di presidente. Vuole davvero rendere la Colombia un paese vivibile e lo dimostra recandosi senza scorta, che le era stata negata dalla presidente Pastrana, a San Vicente, a 600 km a sud di Bogotà, territorio occupato dalle FARC, le forze armate rivoluzionarie colombiane, che dal 1966 combattono contro il governo. Questa sua scelta le costa cara. Il 23 febbraio 2002, mentre si reca a San Vicente, viene rapita dalle FARC insieme a Clara Rojas, direttrice della sua campagna presidenziale e amica fraterna. Allora, beh, questa è brevemente la storia di Ingrid Betancourt. Insomma, abbiamo visto e sentito che cosa l'ha spinta, cosa la spingeva a rischiare la vita per un paese in un momento poi così pericoloso. Ecco, ma perché è successo tutto questo? È successo proprio in Colombia, professoressa Isnenghi? È successo perché la Colombia era un paese, era e forse è ancora oggi, un paese in cui vigeva un autoritarismo conclamato. I governanti modificavano le leggi a proprio uso e consumo, a proprio beneficio. La corruzione usata come sistema permetteva un arricchimento smisurato da parte di pochi e
Il mercato della droga e dei sequestri era la prima fonte di arricchimento di coloro che poi sostenevano e finanziavano certi governi. Questo è il motivo principale. Certo, ecco, beh, lei poi, il gruppo TV7 ovviamente, come quando si è arrivati a conoscere il dramma di Ingrid Betancourt, appunto, e che cosa poi ha suscitato, diciamo, questa notizia? Allora, Ingrid era stata rapita nel 2002, noi nel 2005, anzi io nel 2005, un giorno girando in libreria, ho scoperto un libro, che è questo, che vedete, un giorno, Forse mi uccideranno domani, che lei scrive, poco prima di essere rapita. Mi ricordava qualcosa, però non potete avevo presente bene che cosa fosse poi successo. Lo compro, lo leggo in un fiato. E il giorno dopo comincio a chiedere ad amici, colleghi, se sapevano che cosa fosse poi successo di lei, dove si trovava, se era ancora rapita o no. Nessuno ne sapeva niente. E allora ho pensato, sono io che sono disinformata? No, non è vero. Nessuno sapeva veramente niente. L'opinione pubblica non aveva più seguito il fatto, il caso Ingrid Betancourt, perché all'epoca era stato dato come un fatto di cronaca. Fine a se stesso, e dopo non se n'era più parlato. Invece, lo abbiamo potuto scoprire dopo a nostre spese, direi, il caso non era singolo, non era isolato innanzitutto, e poi comunque ci riguardava tutti internazionalmente, e quindi tutti eravamo coinvolti e tutti dovevamo interessarci a questa cosa. E allora ho cominciato a parlarne in giro, ho parlato ovviamente nella mia redazione, e ci siamo chiesti che cosa avremmo potuto fare. La risposta me l'ha data il mio direttore, mi ha detto: hai un mezzo di comunicazione? Sì, usalo. E allora abbiamo cominciato ad usarlo. Abbiamo costruito un sito web in cui aggiornavamo quotidianamente tutte le notizie che la riguardavano, prendendole dalla stampa francese, che era l'unica che era sempre abbastanza informata su quanto succedeva. E abbiamo cominciato a raccogliere firme di persone che erano interessati, che volevano sapere, che volevano darsi da fare, far qualcosa per lei. Abbiamo cominciato a scrivere a politici, a imprenditori, a partiti. Non c'era una linea di destra, una linea di sinistra. Doveva essere, secondo noi, un problema di interesse assolutamente generale. Devo dire che nessuno ci ha risposto. A parte le persone così singole intorno a noi, nessuno di quelli che noi pensavamo potessero essere utili e servissero, nessuno di loro ci ha risposto. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di comprare delle pagine di giornale per essere sicuri, avendole comprate, che ci avrebbero pubblicato. Abbiamo preso pagine intere di Repubblica, del Corriere della Sera, in cui mettevamo l'immagine di Ingrid e parlavamo del caso. A quel punto ha cominciato un po' a divulgarsi la notizia e così è cominciata la nostra storia. Questa storia è durata 4 anni, cioè è durata fino alla fine, fino a quando Ingrid finalmente è stata liberata. Beh, è nato anche un comitato, no? È nato un comitato. Il comitato si è mosso, ha coinvolto sempre più persone, ha raccolto le firme, ha raccolto le liberatorie da parte di tutti, invitava in redazione, in televisione le persone, abbiamo cominciato a fare dibattiti speciali, abbiamo fatto finalmente un dibattito in cui abbiamo coinvolto anche i sindaci, in particolare il nostro sindaco, Flavio Zerronato, che finalmente ha dato il prima via pubblico, diciamo, alla cosa. E vediamo, abbiamo un video, il video appunto della trasmissione, in esso ci dice che cosa ha intenzione di fare.